Romagna Acque chiude il 2020 con un volume di vendita stimato in 109 milioni di metri cubi di acqua, facendo segnare un decremento di circa 4 milioni e mezzo di metri cubi e di 2 milioni e mezzo sui volumi venduti nel 2019. Una contrazione delle vendite riconducibile principalmente alla crisi sanitaria dettata dal coronavirus. Tenuto tuttavia conto dei bassi apporti nella seconda parte dell'anno, il volume di acqua ad oggi nella diga di Ridracoli impone una riduzione dei prelievi con necessità di integrazioni più incisive sia dalle fonti locali di falda sia dal Po. Il budget individua comunque un valore della produzione di oltre 58 milioni e mezzo di euro, con un utile di esercizio previsto in quasi 5 milioni. Sono 38 milioni messi a bilancio per gli investimenti fino al 2023. Per il territorio ravennate quasi 9 milioni e mezzo consentiranno il raddoppio della condotta di Russi per aumentare le portate erogabili del nuovo impianto della Standiana e aumentare la sicurezza di approvvigionamento dell'entroterra lughese. Quasi 3 milioni e mezzo andranno per il secondo stralcio del collegamento alla canaletta Anice a Ravenna per aumentare l'affidabilità del sistema di approvvigionamento idrico del potabilizzatore Bassette, un intervento che avrà ricadute positive anche sulla Valle della Canna. Sempre a Ravenna è previsto un miglioramento sismico delle vasche di accumulo dell'impianto di potabilizzazione delle Bassette. Il 2020 è stato un anno importante per l'approvvigionamento da Ridracoli. Siamo partiti fino al 2019 con la diga quasi piena e siamo partiti all'inizio dell'anno con la diga piena, ai primi di marzo, mi sembra, nei primi 10 giorni c'è stata la tracimazione e c'è stata una produzione da Ridracoli finora di 58 milioni di metri cubi d'acqua. Poi è stata venduta meno acqua perché, come avete visto nel comunicato, la produzione è stata di 109 milioni complessiva e abbiamo venduto 4 milioni e mezzo di metri cubi in meno rispetto alle previsioni e i primi 3 milioni e 2 in meno in milioni di metri cubi sono legati al periodo Covid. Quindi meno turisti, meno weekend, tutti eravamo chiusi in casa in primavera, insomma, quindi il 25 aprile, la Pasqua, il 1 maggio, quel periodo lì, per cui ecco, questo si è visto anche sui consumi. E, è chiaro che anche questo è un aspetto che va tenuto monitorato. Ad esempio, guardavamo stamattina col Consiglio d'amministrazione, a fine novembre avevamo la diga di Ridracoli con 11 milioni di metri cubi d'acqua e con alcuni di voi ci eravamo sentiti, emergeva che non sapevamo se dicembre potevamo vedere in qualche modo la svolta, nel senso quella curva che si abbassava della diga poteva tornare a rialzarsi. Ecco, in realtà nei primi 10 giorni, nei primi 15 giorni di dicembre questo è successo, perché siamo passati da 11 milioni di metri cubi a oltre 22 milioni di metri cubi, quindi la disponibilità che rappresenta in diga è quasi raddoppiata. Però, come dire, partendo dalla premessa che vi facevo prima, comunque non abbiamo la stessa acqua che avevamo l'anno scorso, nello stesso periodo, perché l'anno scorso, al 16 dicembre, avevamo 31 milioni di metri cubi, 31,858, quindi quasi 32 milioni di metri cubi, quindi la diga era quasi piena, e abbiamo una differenza in meno di 9 milioni 810. Ma, come dire, l'inversione di tendenza che ci attendevamo a fine anno si è in qualche modo manifestata. Poi, come sappiamo, la tendenza è che la diga si riempia sempre più avanti nel tempo, perché più aumentano gli autunni e gli inverni con temperature alte, e più anche oggi, no? Rispetto a ieri che erano un po' più basse le temperature, quasi invernali, in questo momento fuori si sta bene, insomma. Per cui c'è questa variabilità che in qualche modo incide.